Su questa questione io credo che non è che si sta con o contro, si tratta di condividere preoccupazioni, attese. E proprio il fatto che ho visto la notizia della ripresa dovrebbe essere la condizione migliore perché chi deve, chi può, intervenga ora a trovare soluzioni definitive che rispettino le esigenze un po' di tutti, no? Le aspettative di tutti. Certamente, io ho condiviso un momento di emergenza dove gente passa famiglie senza lavoro, è una questione che crea problemi. Nello stesso tempo, certamente le problematiche di carattere ambientale che toccano la salute credo che siano un altro aspetto da tener conto. Poi, credo che in quel contesto oggi anche l'aumento del traffico contribuisce un po' a tutto questo. Quindi io penso che proprio oggi, se posso fare un appello, è che chi deve, chi può, che significa soprattutto le istituzioni, creino le condizioni perché il problema possa essere risolto in maniera definitiva. Si parla di delocalizzazione, poi si vede che dove tutti dicono che bisogna farla, però nessuno le vuole nei propri paraggi. Quindi serve chi, facendosi carico del bene comune, possa trovare delle decisioni utili.